Che previsione di cittadinanza è stato fatto anche per quelli iscritti al Movimento 5 Stelle che per il fatto di essersi iscritti verranno licenziati. Il lavoro. Io con i figli sento le parole lavoro, vado a casa, sento la parola lavoro, esco, il lavoro. Sembra che la vita dipenda solamente da avere o non avere, o essere impiegati o non impiegati, sul lavoro. Allora, il reddito cittadinanza non mi interessa dove prenderemo i soldi, li prenderemo da qualche parte. Allora bisogna scegliere lavoro o reddito. Lavoro o reddito, signori. Sono due cose che devono essere considerate in un modo separato. Allora perché non dire facciamo un reddito di cittadinanza a chiunque per diritto di esistenza in vita, da quando nasci a quando muori hai un reddito. Poi se vuoi lavorare lavori e lo aggiungi, se non vuoi lavorare non lavori. Il reddito non è che scaturisca dal lavoro. Questo è un'ingenuità pensare che il reddito scaturisca solo dal lavoro o dal lavoro. Anzi, il reddito da lavoro è il 40%, vuol dire che 40 persone su 100 hanno il reddito da lavoro, un altro 20% sono i figli che usufruiscono del reddito dei padri, un altro 20% sono gli anziani con le pensioni e un altro 10% sono quelli che hanno gli ammortizzatori sociali, lavorano 4 su 10. Di che cosa stiamo parlando? Che società stiamo parlando? Questo è solamente l'inizio di un cambiamento veramente epocale della società, del rapporto. Uno deve essere libero di scegliersi un lavoro, deve avere il reddito, non il lavoro. Deve avere il reddito, non il lavoro.